club che gli amici mi hanno onorato di presiedere quest'anno è Lions Club Liberty Firehouse, che si propone, nel rispetto degli scopi del laicismo, di essere innovativo, efficiente ed efficace nel servire. Non dimentichiamo mai, amici Lions, di essere al servizio degli altri. L'obiettivo ambizioso, e che sono sicuro raggiungeremo, è quello di stimolare lo spirito e l'aggregazione sia all'interno del nostro club che tra i club. L'ingresso di un nuovo socio deve essere considerato un evento al quale devono essere coinvolti tutti i soci. Conoscere e valutare insieme il profilo di chi si accinge ad entrare a far parte di un club prestigioso. Ancora più importanza, mi permetto di sottolineare, deve essere data alla fuoriuscita di un socio dal club. Devono essere evidenti tutti i tentativi di persuasione per farlo rimanere, perché un socio è una ricchezza per il club, per la sua professionalità e per l'impegno che può offrire al perseguimento degli scopi caratteristici. I soci sono la base, senza la base le altezze hanno poco significato. Questo nuovo anno sociale sarà la prosecuzione della storia del mio club e la mia attenzione sarà rivolta a seguire e a sviluppare le linee già tracciate da coloro che nel tempo mi hanno preceduto, concentrando gli sforzi nell'ambito dell'attivismo civile, della solidarietà e dello spirito di aggregazione e fratellanza tra i soci. Il programma è molto ambizioso, pone obiettivi di alto profilo, ma tutti perseguibili. Le nostre iniziative saranno volte alla visibilità dell'associazione, alla realizzazione di service concreti ed in linea con le indicazioni distrettuali. Buongiorno a tutti. Inizio con una famosa frase, augurandomi di essere breve, però operativo, nel senso che il Lions Club Bestum ha deliberato già il 3 settembre il programma di massima che vorrà realizzare nel corso dell'anno sociale. E tra l'altro ho riscontrato una sintonia con il programma della Presidente di circoscrizione, di questo mi fa piacere. Ve la darò una pura sommaria, secondo che poi passerò la parola al Presidente successivo. Nel mese di ottobre organizzeremo un service prevenzione del melanoma, Melanoma Days, in cui verranno effettuate visite gratuite in collaborazione con l'INT Pascale di Napoli. Si occuperà di questo service la dottoressa Teresa Bellini, esperta in materia. Nel mese di ottobre poi procederemo ad un service, tra l'altro questi due service sul piano della prevenzione sono sponsorizzati massimamente dal comune di Capaccio Pestum, per noi è una cosa molto piacevole e soprattutto efficace, perché così riusciremo ad arrivare su tutta la popolazione almeno del comune di Capaccio, che vi ricordo che è 22.000 abitanti. Quindi il secondo service, prevenzione del tumore della mammella, in cui verranno effettuate visite senologiche nello studio medico, tra l'altro messo a disposizione proprio dal sindaco di Capaccio, il dottor Italo Rosa. E anche in questo caso ci sarà la collaborazione di medici specialisti dell'Università Federico II di Napoli e collaborerà la dottoressa Teresa Belletti. Poi abbiamo un altro service, educare alla legalità e alla convivenza civile, Presidente e Avvocato Gian Gerardo Milard. Tra l'altro sono stato sollecito a presentare questo programma fattivo perché mi sono trovato in un club dove effettivamente i soci hanno da subito proposto queste attività e queste iniziative che vorremmo realizzare. Nel mese di dicembre ci sarà una serata di beneficenza pro Africa con il gruppo musicale The Others e in questo caso ho incaricato e si è reso disponibile il dottore Vincenzo Mallamaci. Sarà effettuato un service interclub, già che abbiamo nel nostro club una responsabile di circoscrizione, la dottoressa Rita Bellelli, ed il service sarà Difendiamo la lingua italiana attraverso la valorizzazione dei dialetti locali.
Chicca finale, ci sarà la ventesima edizione del premio di poesia Posidonia Pestum, in cui sono incaricati la dottoressa Rita Bellini e il professore Giuseppe Funicelli. E chiaramente questo programma, che prevede 8 attività nel corso dell'anno, vorrà interagire con il programma del Presidente di circoscrizione e con il programma del Presidente di zona, di modo che anche noi vogliamo riconoscere il valore che si vuole dare all'associazionismo. Tant'è però, ripeto, ho voluto presentare il programma perché mi sono trovato dei soci fattivi e collaborativi che hanno voluto già dare un segno di partenza al nostro anno sociale. Vi ringrazio e l'ultima cosa vorrei dire, sto distribuendo ai presidenti di club l'invito per la nostra Charter Night, che faremo la 25esima, che faremo il 27 settembre a Pestum presso l'Hotel Meridiana, e in quell'occasione mi auguro di avervi tutti. Grazie. Sì. Allora, questa nuova avventura, io, qualcuno di voi mi conosce, io faccio un po' il presidente da sempre in varie strutture di solidarietà. Questa nuova volontà dei soci di Giffoni di farmi presidente del club mi onora, e immediatamente mi sono posto una serie di problemi. Mi è piaciuto l'intervento della presidente, mi è piaciuto anche l'intervento della presidente di zona di Salerno, perché io da presidente da 30 anni ho notato una serie di problematiche all'interno dei club che, come dice il governatore, ma come dice anche il governatore internazionale, andrebbero rivisti per veramente ritrovare quest'unione a livello di tutti i club e di tutti i soci, perché molte volte, come dicevano, entrano e dopo 2 mesi vanno via, perché probabilmente non hanno trovato quello che cercavano all'interno del club, e qualcuno forse si avvicina al club per altre motivazioni. Detto questo, non voglio togliere tempo, insieme alla presidente di circoscrizione siamo già partiti con un progetto che io l'ho fatto a livello di tutta la circoscrizione. Poi, se qualcuno non avrà costi per i Lions, i costi sono completamente di un'altra struttura, e abbiamo preparato un opuscolo che si chiama Manuale Salvavita. È un opuscolo che è stato fatto perché ultimamente, penso che vedete dai media, c'è il problema che molti bambini rimangono soffocati, e all'interno delle scuole i maestri, i professori non sanno che cosa fare, come comportarsi prima dell'arrivo dell'autoambulanza, e è un problema anche nelle case. Un genitore molte volte non sa come comportarsi quando un bambino sta soffocando perché ha mangiato il prosciutto, perché ha mangiato la mozzarella, o come prima dell'arrivo dell'autoambulanza, che cosa fare, perché calcolate che quando ci vuole essere un'efficienza totale, un'autoambulanza prima di 20 minuti non potrà mai arrivare, a meno che non l'avete sotto casa, per una serie di problematiche che è quella del telefonato al 118, la partenza dell'autoambulanza e l'arrivo sul posto. E allora, insieme all'Humanitas, che presiedo da 30 anni, abbiamo preparato questo opuscolo dove è Humanitas, Lions, circoscrizione. Allora, distretto 108, governatore Luigi Buffardi, quarta circoscrizione. In più c'è un'altra collaborazione, quella del Sovrano Ordine Ospedaliero di San Giovanni Gerusalemme Cavaliere di Malta, OSJ americano, dove io sono il priore per l'Italia. Abbiamo fatto la premessa e tutte le fasi di spiegazione di come bisogna comportarsi in tutti i casi che possono capitare anche dal bambino, diciamo, di come deve essere posizionato un bambino neonato all'interno del letto quando si mette a dormire. E poi nella parte finale c'è la pagina dedicata ai Lions con tutti i club della nostra circoscrizione, e nell'altra pagina quella dell'Ordine di Malta. Questo è a costo zero, perché lo stampa, quindi non c'è bisogno di votare, no, a costo però, zero, va bene. Però ho bisogno della mano di tutti, perché qual è il problema? Noi ne faremo 20.000 copie,
però bisogna distribuirle in tutte le scuole della provincia di Salerno, ed ecco che subentrano tutti i club, perché bisogna far sì che io li vado a portare a tutti i club e poi ognuno nella propria zona prende contatti con i presidi delle scuole e li va a portare sia per le mamme e sia per i professori della scuola. Questa è un'iniziativa che sarà pubblicizzata su tutte le televisioni a livello regionale e a livello locale sui giornali, ci sarà una conferenza stampa dove parteciperà la Presidente, e ci sarà questa conferenza stampa, così ecco la visibilità dei Lions. Questo è un primo atto per avere veramente una grossa visibilità, perché vi posso garantire che questa iniziativa avrà un grosso successo. Altra cosa che... Scusami se ti interrompo, sì. Ieri proprio sentivo per televisione che muoiono 50 bambini l'anno per questo problema, per questo soffocamento. Perché il primo soccorso, lo dice la parola, è la cosa più importante. Prima di qualsiasi intervento, che per quanto voglia essere veloce, però richiede il suo tempo. Altra cosa che mettiamo a disposizione di tutti i club, tutti i club che vogliono fare per i propri soci e vicini ai soci un corso di primo soccorso BLS, basta, lo programmiamo a titolo gratuito, verranno gli istruttori e lo verranno a fare all'interno del club. La comunità di Gifoni Valdegnane è presente in Honduras con molte persone di Gifoni, sono presenti in Honduras e il club Lions di Tegucigalpa ha chiesto di fare un gemellaggio con noi e se gli regaliamo un'autoambulanza, perché lì insomma c'è ancora una situazione un poco particolare, gli abbiamo risposto positivamente e una nostra delegazione, quando prima faremo partire questa autoambulanza, una nostra delegazione andrà lì e farà la consegna al Club Lions di Tegucigalpa in Honduras. Poi abbiamo tutta una serie di altre iniziative, come la giornata del diabete che faremo, dobbiamo solo metterci d'accordo con i vari presidenti di zona, di circolazione, come l'anno scorso, una bella manifestazione, e niente, poi sono un sacco di altre iniziative che faremo. Io do la disponibilità a tutti per una massima collaborazione e per far sì che i Lions escano un poco più allo scoperto sul territorio e si capisca che non è che stiamo lì a giocare, ma facciamo solidarietà vera e ci diamo da fare. Grazie a tutti. Io sono il coordinatore distrettuale della SECRES sulla salute e l'età evolutiva, dalla prevenzione di malattie metaboliche alla prevenzione e diagnosi precoce dei disturbi del comportamento alimentare. Presentare questo service, io ho scritto perché in questo modo sarò breve e non dimenticherò nulla. Presentare questo service per me è un onore e un piacere in questo posto, in questo Cilento, dove praticamente sono stati fatti degli studi scientifici che hanno evidenziato la correlazione tra stile di vita, alimentazione e benessere. Infatti nasce tra virgolette chiaramente qui la dieta mediterranea, che nel 2010 è stata iscritta nella prestigiosa lista che raccoglie gli elementi del patrimonio culturale immateriale dell'umanità. Dieta dall'etimo greco significa stile di vita. Il contesto ambientale diventa importante strumento di azione per diffondere un corretto stile di vita volto alla prevenzione di malattie metaboliche e a un giusto rapporto con il cibo e, soprattutto nella fase di crescita, costituisce il fondamento per uno sviluppo psicofisico equilibrato. L'obesità infantile spesso si traduce in quella dell'adolescente e dell'adulto e costituisce fattore predisponente alle malattie metaboliche quali il diabete, le dislipidemie, le malattie cardiovascolari e quant'altro. I disturbi del comportamento alimentare insorgono in età evolutiva e il tasso di incidenza tende ad aumentare, mentre l'età di insorgenza tende sempre più ad abbassarsi e spesso i primi sintomi sono non riconoscibili o sottovalutati da genitori e insegnanti.
Assume quindi fondamentale importanza attuare un piano di prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare. Interventi di prevenzione nelle scuole che abbiano come target la popolazione più fragile in quelle fasce d'età che vanno dalla prima adolescenza fino ai giovani adulti. La metodologia di sensibilizzazione e informazione da utilizzare può essere più strettamente teorica e informativa o più pratica, che coinvolge attivamente gli studenti al fine di consentire una maggiore acquisizione dei messaggi di prevenzione attraverso modalità immediate e concrete. I LIONS, con le molteplici professionalità presenti in ogni singolo club, possono promuovere salute: medici di medicina generale, pediatri, endocrinologi, cardiologi, diabetologi, nutrizionisti, sociologi, psichiatri, psicologi, docenti e dirigenti scolastici di ogni ordine e grado, insieme ad associazioni che operano nel territorio nell'ottica della sussidiarietà orizzontale, curando la visibilità degli eventi su carta stampata, web e TV. Chiedo a tutti voi, e in particolare ai presidenti di club, di realizzare praticamente questo progetto di concreta utilità per la collettività. Il responsabile di circoscrizione, il dottore Giuseppe Altieri, è assente per motivi familiari, però mi ha già fatto delle proposte concrete e io stessa sono a disposizione, nell'ottica della sussidiarietà che ci caratterizza. Grazie per l'attenzione. Buongiorno, Emma Ferrante Milanese, coordinatore distrettuale delle prevenzioni delle dipendenze patologiche, droga, alcol, fumo, internet e ludodipendenze. L'obiettivo primario di questo service è quello di svolgere un'attività di prevenzione, formazione e informazione purtroppo solo in parte e in alcune zone sostenute dalle autorità istituzionali e dagli operatori preposti, ASL, il CIM, il SER. Noi non vogliamo limitarci a proporre interventi di puri impegni finanziari, ma in armonia col principio di servire e con la puntualizzazione del concetto di service che sul organigramma il governatore ha fatto a pagina 29, pensiamo che i CLES debbano interessarsi di questo problema coinvolgendo personalmente i soci. I campi di azione che pensiamo si debbano attuare su suggerimenti di esperti da noi consultati sono i seguenti: prevenzione primaria, cioè riconoscimento dei fattori di rischio e individuazione delle azioni atte ad eliminarli; itinerari pedagogici di approccio al problema delle dipendenze, sviluppati nelle scuole da pedagogiste, psicologi esperti del problema, e penso che qui le professionalità dei Lions possano esprimersi al meglio; consulenza psicopedagogica agli insegnanti per illustrare e fare applicare l'itinerario pedagogico. Ricordo a tutti che da circa 30 anni nella regione Lombardia esiste un'associazione LIGHT formata dai Lions lombardi e dai Rotary lombardi che si occupa solo ed esclusivamente di queste dipendenze e associazione alla quale noi possiamo far sicuramente capo, perché è fondata è costituita da esperti, psicologi, psichiatri, pedagogisti, sociologi. Quindi io vi invito, chi fosse interessato a questo problema, a agire pragmaticamente. Noi siamo a completa disposizione, sia io che tutti i coordinatori circoscrizionali. Un'altra idea che penso possa essere utile è fare una raccolta di firme per fare in modo che lo Stato oscuri alcuni siti. Penso che già sapete, perché è stato argomento dei telegiornali recenti, che in Senato il nostro governo è andato sotto proprio per una mozione presentata dalla Lega riferita al gioco. In Inghilterra il Premier Cameron ha oscurato alcuni siti con una legge. Non si tratta di censura, si tratta di tutela dei minori. Quindi se vi può interessare anche fare una raccolta di firme, chi è a disposizione, chi è disponibile, possiamo attuare una cosa del genere, perché penso che sia fondamentale. Un altro attimo mi prendo e vi chiedo scusa.
devo ringraziare ovviamente Nicola Bellucci per le bellissime parole che ha avuto per me. E permettete che il mio pensiero vada oggi a Angelo Vassallo, che era storico del club della madre, ho avuto il piacere di conoscere 4 anni fa. Grazie a tutti, buona giornata. Buongiorno, grazie, saluto tutti. La mia vuole essere soprattutto una breve comunicazione. D'accordo con quello che ha detto Emma poco fa sull'argomento di cui io sono responsabile della circoscrizione. Io vorrei aggiungere soltanto questo. Poiché l'argomento è molto ampio, cioè si parla di dipendenze patologiche su vari fronti, quindi una lotta ampia, droga, alcol, fumo, internet e ludodipendenze. Allora, a mio avviso, chiedo conforto a chi mi risponderà, sarà utile anche collegare questo service, che chiaramente è della circoscrizione, quindi si farà con i club che vogliono aderire, collegare a service già fatti, perché l'abbiamo fatti su argomenti specifici. Per esempio, io ho fatto un service 2 anni fa, da cui ho tratto questo libro scritto, questo pubblicato, questo libro a mie spese, la tutela dei minori riguardo all'uso smodato del computer, di internet e di altri siti che possono diventare pericolosi. Quindi all'epoca abbiamo fatto intervenire la polizia postale, esperti, psicologi, neurologi, eccetera. Quindi io ritengo che il patrimonio che noi abbiamo acquisito con l'esperienza di service che ci costano lavoro, non è una passerella fare un service. Fare un service costa impegno, oltre alla professionalità, impegno proprio materiale nell'organizzazione. Soprattutto poi quando viene collegato alla scuola, ai ragazzi che sono i depositari, i veri depositari del nostro lavoro in questo caso. Quindi tutto questo, affinché non vada perduto, a mio avviso è bene che si ricolleghi a quello che si farà quest'anno. Quindi noi l'anno scorso, io personalmente ho coordinato un service su una tematica di cultura e informatica, sempre destinata agli alunni. 2 anni fa su informatica e eccesso di informatizzazione o uso errato dei mezzi informatici, quindi tutela dei minori. Allora, collegare in questo modo. Questa è la mia proposta, affinché il service possa anche davvero interessare i fruitori. Grazie. Allora, io ritengo che la riunione di questa mattina sia più che altro una presa di contatto con la circoscrizione, quindi per fare il punto della situazione, per organizzare, coordinare meglio i Lions della circoscrizione. E in questo ambito chiaramente uno espone le proprie idee, il proprio programma. Io non ho ancora tenuto l'assemblea di soci, la terrò martedì prossimo, quindi non posso essere preciso sul programma. Posso solamente dire che il club di Mercato San Severino è sempre stato all'altezza della situazione, quindi è sempre stato in linea con tutti i service circoscrizionali, eccetera. Quest'anno abbiamo la fortuna di avere una dinamica presidente di zona che ci ha riunito, e abbiamo anche avuto la presenza della presidente di circoscrizione. Abbiamo abbiamo preso in considerazione i vari servizi che possono essere di interesse del territorio, perché noi dobbiamo non solo fare assistenzialismo o sussidiarietà medica, ma anche interessarci, se possibile, ai problemi del territorio, per avere la partecipazione della
popolazione. Sotto questo aspetto faremo veramente la cittadinanza attiva da noi tanto propugnata, eccetera. Quindi, come dicevo, che saremo anche quest'anno, faremo la nostra parte, siamo disponibili chiaramente ad aderire a tutti i service e gli interessi del territorio che verranno condivisi dall'assemblea dei soci, perché come diceva qualcuno il centro di tutto è sempre questa. Concludo ricordando che c'è stato un lutto nel primo di mercato San Severino, per quasi era un lutto che ha colpito la famiglia Amaturo, e non da mancare Fulgenzio Amaturo, che è un vecchio socio e quindi per voi tutti conosciuto. Vi informerò del Fulgenzio Memorale, che se vorrete 20 alle ore 19 al mercato San Severino, a chiesa di Sant'Antonio. Discuto con gli amici calesi, perché il programma, che sta in una fase avanzata di organizzazione, ancora deve essere approvato dal Consiglio Elettivo e dall'Assemblea. Chiaramente per poterlo attuare ci siamo dovuti attivare per tempo. Illustro velocemente il programma di attività. Il service principale è quello dell'età evolutiva, le patologie dell'età evolutiva. Abbiamo coinvolto il comune, abbiamo il patrocinio del comune, l'autorizzazione dell'ASL, l'approvazione di un dirigente. Iniziamo da un circolo didattico di Cava dei Tirreni, con la partecipazione degli insegnanti e di tutti i medici Lions e non Lions che hanno aderito con entusiasmo. Abbiamo organizzato una squadra fatta da più professionisti. Verranno svolte le visite mediche gratuite a tutti gli alunni, iniziando dalla seconda scuola elementare. Abbiamo un primo set di 4 mesi, ottobre-gennaio, nel quale si presenterà il risultato, lo screening dell'indagine dal punto di vista statistico e delle patologie riscontrate da parte dei professionisti, mentre le maestre illustreranno le ricerche, presenteranno agli alunni che avranno sviluppato le ricerche sulle singoli argomenti, tipo la prevenzione sulle patologie scheletriche, se pensiamo alla scoliosi per la cattiva postura, alle malattie della vista per la cattiva illuminazione dei banchi di scuola, eccetera. Quindi una funzione non soltanto di prevenzione sanitaria, ma anche una funzione di culturale per i ragazzi. Due step, quindi uno ottobre-gennaio, l'altro gennaio-giugno. Questo è un service che poi verrà riproposto negli anni successivi per svolgere un'attività di prevenzione su tutto il territorio cittadino. Oltre a questo service principale saranno comunque svolti tutti gli altri service durante l'anno, che sono i service per la prevenzione del diabete, l'ipoacusia, il Lions Day, aderiamo agli scambi giovanili, aderiamo alla realizzazione della casa di accoglienza. Ci sarà il premio Guido di Domenico e poi, oltre alle gite a Grottaglia e a Chiusi, che sono i due club gemellati, il club è a disposizione dei due soci, Maria Teresa Desciani e Rolfo Senatore, per i rispettivi service di cui hanno la nomina. Grazie.